da tutti gli utenti Apple. Comunque, allora ragazzi, praticamente domanda a tutti gli utenti Apple, che se ne intendano di Mac. Io finora non ci sono arrivato, non riesco a trovare soluzioni, quindi mi servirebbe un aiuto da parte vostra. E passiamo alla domanda. Allora ragazzi, la domanda è: sapendo che io non posso accendere il Mac per scoprire le caratteristiche, cioè, per scoprire le caratteristiche di un iMac, no? Mettiamo caso sia quello, le caratteristiche di un iMac, sì, perché quelle dei MacBook si può scoprire, perché se non mi sbaglio qui sotto si può fare. Vabbè, comunque, come faccio a scoprire le caratteristiche? Voi direte, ma perché non l'accendi e guardi le caratteristiche? Non so, però non, purtroppo non lo posso accendere perché non posso dare spiegazioni. Comunque, non la posso accendere. Non la posso accendere. Non la posso accendere. Poi, passiamo a un'altra domanda. Che vuol dire quando ci sta la cartella col punto interrogativo? Che l'installazione del software non è andata a buon punto? Che il Mac ha qualche problema? E poi, un'altra domanda, forse questa me la so dare anche io da solo. Se collego una tastiera normale come questa, no? Questa è una merda, non mi si avvicina al Mac così, giusto per un pochino più veloce, comunque mi fa cagare. All'inizio, no? Me la legge subito. E queste sono le domande. Ok? Rispondete, allora ripeto le domande. La prima è: come scoprire le caratteristiche di un iMac senza poterlo accendere? La seconda è: cosa vuol dire quando c'è la cartella col punto interrogativo e la cartella col punto interrogativo che il software non è installato o che c'è qualche problema? Vabbè, poi normalmente magari forse è meglio se mi porto il CD, ci masterizza Tiger che è compatibile con tutti i Mac, comunque. Poi una tastiera, se la collego prima di accendere il Mac, me la legge subito. Questa, se non mi sbaglio, la conosco. Forse questa vuol dire sì. Quindi magari la terza. Vabbè, mi rispondete anche la terza. E aspetta, poi un'altra. No, non ci sono altre domande. Quindi mi raccomando, cercate di rispondere al più presto perché ragazzi mi serve per domani, per favore aiutatemi. Poi per ringraziarvi, che farò? Vi regalo un Magic Mouse. No, no, scherzo, scherzo. Vi regalo una tastiera da 2 euro. No, che vi posso dare? Vi metto nel box dei canali o vi pubblicizzo nei video, questo posso fare. Side. Ok, va bene? Mi raccomando, iscrivetevi e commentate, per favore rispondete al più presto, è urgentissimo. Ciao a tutti.